Quando vogliamo ristrutturare il nostro edificio storico, questo è quello che troviamo sotto l'intonaco. Di solito troviamo un paramento murario incoerente, realizzato con materiali diversi, come qua vediamo sassi, mattoni pieni, tramezze, tubazioni, come in quel caso lì. Ecco, perciò quando si va poi a rimettere l'intonaco, bisogna tener conto di tutta questa diversità di materiali. In questo caso, come prima cosa, bisogna pulire bene la superficie muraria in modo da levare tutte quelle parti che sono incoerenti, pulire bene anche le fughe che ora sono completamente asciutte e si possono staccare, e poi tutte queste parti andranno colmate con una nuova malta. Una malta di calce con un aggregato più grande come primo strato, un secondo strato di stabilità e una rasatura armata finale, che sarà il colore di questo edificio. Rasatura armata perché, essendo la malta di calcio un materiale elastico, annegando una rete in fibra di vetro al suo interno, riesce a contenere le dilatazioni del materiale. Ecco, questo è il cantiere adesso. Quella parte qui demolita e sopra invece ancora con lo strato di intonaco esistente, dove in passato hanno messo il nuovo intonaco, un intonaco di cemento su intonaco di calce, che si è in alcuni punti fessurato appunto per quale motivo? Per il peso dell'intonaco di cemento rispetto a quello di calcio. Infatti, quando si va a ristrutturare bisogna sempre che i materiali siano coerenti con quello che c'è sotto, per un discorso di peso, per un discorso di permeabilità, in modo da non creare poi danni o difetti alla facciata. Ciao da Nicola Pretti e ci vediamo nel prossimo cantiere e nelle prossime puntate in questo cantiere di ristrutturazione di questo meraviglioso palazzo storico a Verona.